Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me ed io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me ed io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio è secco. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Anche il quindicesimo capitolo di Giovanni, ecco, ci riporta questo dialogo dell'ultima ora, possiamo dire, di Gesù con i suoi discepoli, rivelando anche l'aspetto più tenero e anche più bello e più importante, usando dei paragoni, diciamo che era della vita comune. Tempo di Gesù, la vita, la vigna erano elementi essenziali. Avere una vigna significava avere poi l'uva, il vino, no? E, essendo agricoltore, era una, poi c'è anche un pastori, comunque, era fondamentale. E qui Gesù prende questo esempio. Io sono la vite vera, vera. Ma che esiste anche la vite falsa? Sapete, no? Esiste la vite che dà frutti, esiste la vite che noi come chiamiamo? Quella che non è proprio originale, no? Selvatica, Come anche tutte le piante, tant'è vero che tante piante che nascono poi bisogna innestarlo, se no non danno frutto. Ci sono vite che generano, ecco, un'abbondanza di... E la vite è strano questo albero, cioè non è neanche un albero veramente. Questa pianta, no? Che è tutto sigliato, tutto spennacchiata, poi andiamo a vedere, c'è un frutto così bello, una volta, che quello di oggi, non lo possiamo dire più, succulenta, dolce, no? Faceva il mostro così buono, l'uva. È un senso che viene usata nella Sacra Scrittura, che sono degli elementi, perciò l'uva, che i figli, no? Sono dolcissimi, danno letizia al palato. E Gesù dice: io sono la vite. Allora, cominciamo da capo. Noi siamo la terra. Gesù è il seme. Il seme cresce. Che bello, no? Cresce. Noi non rimaniamo sempre terra. Noi diventiamo i tralci che, se innestati sulla vita buona, danno frutto. È come se in questo processo, vedete, l'opera grande la fa il seme, l'arbusto, no? Porta la linfa, genera, e fa crescere le foglie tutte quante. Noi siamo la terra e ci prendiamo i frutti. Molto bello questo, no? Però chi porta avanti tutto quanto, diciamo, è il seme con l'arbusto, la crescita del tronco, il fusto. Gesù dice una cosa unica. Dice: la terra accoglie. Se non accoglie, il seme non fiorisce. Uno. Io sono
la vite, la pianta, voi siete i rami sui quali nasce il frutto, anche se opera, no? E opera, diciamo, di tutta la pianta. È importante, dicevo, questo fatto di stare uniti, no? Stare. Ed è la sfida di tutti i tempi. Gesù rivela questo e ci porta questo stile, questa dell'uno, no? Dell'unità, essere una cosa sola. La terra se resta sola non fruttifica, il seme se resta solo neanche fruttifica. I rami senza le radici non possono prendere vita, no? Tutti gli alimenti, quindi non potrebbero dare. Ci sono i rami. I rami, alcuni, diventano selvatici e altri invece danno frutti. Se sono legati a quello che è l'albero buono, danno frutti buoni. Dicevo, questa unità è costitutiva, diciamo in termini tecnici, è ontologica. La nostra abitazione in Cristo e Cristo in noi è un fatto ontologico, sull'identità. Noi siamo nati senza la presenza di Dio in noi. Questo Dio viene a stare in noi e diventare uno, ci rende ontologicamente simile a Dio. Diventiamo veramente figli di Dio. E diventiamo figli e possiamo dare i frutti. Allora, Gesù, figlio di Dio, si incarna, entra nella natura dell'uomo. Questa natura cristificata è il vero uomo. È il quinto livello dei vari regni, no? È il vero uomo. Perciò Gesù fu definito vero Dio e vero uomo. Quando parliamo dell'uomo vero, è l'uomo cristificato. Il guai è che noi stessi non ci crediamo. Facendo l'esperienza del tempo, della frammentarietà, della debolezza, pensiamo che quello è il vero uomo. Oggi questa debolezza viene portata, no, al sistema. Noi subiamo una violenza culturale di vedere, conoscere, accettare l'uomo come l'uomo ferito. L'uomo è ferito, ma può essere guarito. Chiaro? Tutto quanto, no, oggi noi facciamo è far mantenere le ferite e possibilmente farla anche ingangrenire, pensando che quella è la vita. No, la vita è l'uomo redento, è l'uomo cristificato, perché nella storia dell'uomo è avvenuto questo avvenimento così bello e così grande. Il mistero della incarnazione.